Spirito Santo. Amen. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Il sogno continua. L'abbiamo iniziato ieri, oggi continuiamo. Una pagina meravigliosa ancora ci viene offerta, sempre del libro del profeta Isaia. Sono pagine che magari abbiamo sentito, ma non sono penetrate dentro di noi, oppure non abbiamo mai ascoltato. Il sogno continua, è il sogno di Dio, E allora il testo che abbiamo davanti quest'oggi è ancora chiaramente di Isaia, si divide in due parti. C'è una prima parte in cui viene presentata la figura del Messia sotto l'immagine di un germoglio. Provate a pensare alla bellezza dell'immagine, la primavera, il germoglio, un albero che porta i primi così rudimenti, le prime parvenze della vita. Sembrava morto, ma c'è il germoglio. Anche la nostra umanità sembrava morta, ma il germoglio, Dio, non la lascia morire. E poi c'è una seconda parte in cui proprio viene descritto con un linguaggio un po' difficile anche, ma l'umanità che ritrova la sua guida, la guida intorno a un re. Certo, ci sono altre figure in mezzo, no, però viene intuito anche che c'è una figura molto più grande di Salomone, molto più grande di Mosè. È la figura di qualcheduno che viene in nome di Dio. Ah, ma le due parti sono unite da una parolina stupenda. C'è uno spirito. Che bello questo spirito di Dio. Vi lascio intuire che cosa può voler dire, eh? Ma anche noi, quando siamo pieni di questo spirito, cambia tutto, perché lo spirito vuol dire l'anima, vuol dire la forza vitale, vuol dire che c'è esistenza profonda dentro di noi, vuol dire che c'è capacità di amore addirittura. Dai, buon ascolto, c'è molto di più di quello che ho detto, Io ho solo introdotto, dopo magari vi do un'altra piccola chicca così per intuire, per approfondire questa pagina. Intanto ascoltiamola con attenzione. Buon ascolto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratello, se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco,
dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito? Tutt'altro, per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. Parola di Dio. Su di lui si poserà lo spirito di intelligenza, di consiglio, di fortezza, di sapienza, ma sono i doni dello Spirito Santo, li abbiamo sentiti. Che bello! E c'è veramente qualche cosa di profondo. Delle volte siamo tentati di essere un po' sfiduciati, vero? Pensiamo che nella nostra società, nel nostro modo di essere, anche nelle nostre case, delle volte le cose non vanno, e allora, tra l'altro, diamo sempre la colpa agli altri, no? Un po' di responsabilità la prendiamo anche per noi. Però, dai, la parola di quest'oggi, Isaia, il sogno di Isaia, il sogno di Dio che Isaia ha espresso è, dai, che prendiamo fiducia, lo Spirito ci coinvolge, siamo pieni di questa forza di Dio, non ci abbandona. C'è, come dicevamo prima, no? Un amore grande di Dio che ci accompagna ed è qualcosa di concreto. E questo Spirito di Dio ci fa capaci di cose stupende e meravigliose. Quindi, se ti stai perdendo d'animo, dai forza, riprenditi. Anche Dio, no? Poteva sfiduciarsi e sfiduciare l'uomo, e invece si è incarnato, e la sua incarnazione vuol dire la fiducia che lui ha nei confronti dell'umanità. Ma quanto bello è essere uomini, se Dio ha addirittura accettato di esserlo, ha voluto esserlo fino in fondo, e anche lui riempito di questo Spirito di Dio. Grazie, buona giornata. Ci sentiamo domani. Fratelli, apriamo il nostro cuore a Dio, che continuamente ci chiama e con bontà e pazienza attende la nostra risposta. Diciamo insieme, rendici testimoni del tuo amore. Signore del mondo, ti preghiamo per la Chiesa, affinché, sull'esempio di Sant'Andrea, ti segua con fedeltà e sia tra gli uomini il segno della tua misericordia. Rendici testimoni del tuo amore. Signore della Chiesa, fa nascere anche oggi persone che con coraggio e gioia seguano il tuo invito e facciano conoscere agli uomini Gesù Cristo come guida, amico, fratello. Rendici testimoni del tuo amore. Signore del nostro tempo, fa che come cristiani siamo attenti alla tua chiamata e rispondiamo con responsabilità e coerenza alle attese del mondo di oggi. Rendici testimoni del tuo amore. Signore dei poveri, aiutaci ad essere segno del tuo amore e ad avere un'attenzione particolare per chi, nella società, soffre la povertà e la solitudine. Rendici testimoni del tuo amore. Signore degli apostoli, incoraggia la nostra comunità, perché sull'esempio di Sant'Andrea non si vergogni di testimoniare in pubblico e in privato la fede in Cristo Gesù. Rendici testimoni del tuo amore. Perché la nostra comunità sia un segno di unità. Rendici testimoni del tuo amore.
perché la nostra comunità sia sensibile alle vocazioni sacerdotali e religiose. Rendici testimoni del tuo amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo Sant'Andrea. Egli che fu annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo, per il nostro Signore. La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Se la mia vita